Ciao a tutti orchetti, sono Orcuverde. In questo video vi mostrerò un nuovissimo glitch per andare sotto la mappa su Fortnite. Essendo così invisibili agli altri giocatori durante la partita, è immortale. Prima di iniziare vi invito a condividere il video ai vostri amici e sui vostri social, poi a lasciare un bel pollicione in su e di seguirmi sui social. Trovate tutti i link nella descrizione. E iniziamo subito! Per fare questo glitch dovrete recarvi in questo punto preciso della mappa a Tempio Tomato e dovrete recarvi in questo punto preciso della mappa con un carrello della spesa. A questo punto dovrete recarvi in questo punto preciso sotto al ponte di Tempio Tomato, poi dovrete costruire una scala in questo punto come state vedendo nel video, dopodiché col piccone dovrete distruggere le due pareti di ferro sopra di voi e poi dovrete costruire un'altra scala come state vedendo nel video. A questo punto, ragazzi, dovrete avvicinarvi e poi premere il tasto per guidare il carrello della spesa. E guidando il carrello della spesa, dovrete recarvi in questo punto preciso sopra la seconda scala che avrete costruito e la parete del ponte. A questo punto, già dovreste vedere la parete a destra buggata, come state vedendo in questo momento nel video. A questo punto, dovrete muovere la levetta analogico sinistro verso l'alto, così che il personaggio continuerà a spingere in avanti il carrello della spesa. E tenendo la levetta analogico sinistro verso l'alto, dovrete premere velocemente e ripetutamente diverse volte il tasto per uscire e guidare il carrello della spesa. E facendo questo, se tutto funzionerà correttamente, il carrello della spesa si distruggerà e voi finirete qua dentro. Stando qua dentro sarete invisibili nella mappa agli altri giocatori e immortale. Nessun giocatore potrà uccidervi, mentre voi, stando qua dentro, potrete sparare, potendo così distruggere oggetti e uccidere i nemici, in quanto i proiettili del giocatore che starà qua dentro sorpasseranno le pareti all'esterno. Potrete anche costruire, magari costruendo le scale, per salire più in alto, per avere una visuale migliore, per vedere all'esterno, nei dintorni di questa zona. E se vi ricordate bene, questo glitch l'avevo caricato qualche mese fa sul canale e per entrarci bisognava eseguire un passaggio simile ma differente di questo glitch, che però poi venne patchato con il rilascio della nuova patch dopo qualche giorno. Purtroppo in questo glitch, una volta entrati, non si potrà più uscire. Vi ricordo che Epic Games non tollera i giocatori che sfruttano bug e glitch durante le partite nel gioco. Per questo motivo vi consiglio di non sfruttare questo glitch per uccidere i giocatori durante le partite, perché i giocatori che ucciderete stando qua dentro potrebbero segnalarvi, rischiando poi così di essere bannati dagli sviluppatori. Quando questo glitch verrà patchato, non funzionerà più. Per avvisarvi, scriverò patchato nel titolo del video. Quindi, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un bel pollice in su, un commento, iscrivetevi al canale, condividete il video, poi seguitemi sui social. Trovate tutti i link dei miei social nella descrizione. E da Orcuverde tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Bella!